Anche la Germania si blinda contro il coronavirus. Bar, musei e attività non essenziali chiudono i battenti, mentre l'ufficio della cancelliera Angela Merkel elenca una serie di misure concordate tra il governo federale e i 16 land del paese. Tra le altre attività da bandire ci saranno raduni in chiese, moschee, sinagoghe e altri luoghi di culto. I pernottamenti in hotel saranno consentiti solo se necessari e tassativamente non a scopo turistico. È una misura importante per cambiare i comportamenti sociali fermando la diffusione del virus. Ciò significa evitare il contatto con altre persone nel prossimo futuro, se possibile. Si è parlato molto di questo nei giorni scorsi e le chiusure sono solo uno dei modi per raggiungere questo obiettivo, ha detto il vice direttore dell'Istituto Robert Koch per la prevenzione delle malattie infettive. Nel frattempo vengono rafforzati i controlli alle frontiere. Alcuni cittadini francesi che cercavano di entrare in Germania sono stati fermati e interrogati dalla polizia. Controlli sanitari sono stati inoltre introdotti anche al confine con Polonia, Austria, Svizzera, Lussemburgo e Danimarca. Berlino ha già annunciato che a frontalieri, autotrasportatori e cittadini di rientro nel paese sarà ancora consentito attraversare la frontiera, ma tutti gli altri avranno bisogno di un motivo comprovato ed essenziale.